Quale via pronti? Che panico, che spavoglio! Sono la signora Dice Dice da prima porta. In tal caso diremmo chi se ne importa. Maritata provenzale. E allora diremmo chi se ne cale. Mario mio, in qualità di moglie di un operaio, io vorrei parlare con il pezzo grosso del Ministero del Lavoro. Se vuoi agevolare. Mario figlia condiscendente, la collega è sandinente. Con grandezza e decisione, ecco il linea, il capriccione. Pronto, qui Tullio dell'Ozio, pezzo grosso del lavoro. Oh, lei ha un nome che è tutto un programma, eh? Dottore, io sono una casalinga e lei mi dovrebbe illuminare. Bene, appena terminato lo sciopero degli elettrici vedrò di illuminarlo. Dottore, ogni tanto mio marito viene a casa dopo un'ora che è uscito e mi fa, dice, avevo scioperato al gatto selvaggio e in un mese ha fatto il gatto 9 volte. Dico, io non ho una gran cultura, ma che è sto gatto selvaggio? Signore, si tratta una particolare forma di agitazione sindacale che ha le caratteristiche e la grinta del gatto selvaggio. Sapidità e scappo. Ah, ma in tal caso non c'è pericolo che gli industriali facciano il cane arrabbiato? In tal caso noi facciamo la nostra mediazione denominata a volpe astuta. Anzi, devo dirle che abbiamo messo a punto una nuova terminologia delle agitazioni che se ne va appunto di nuovo alla zoologia. Ma mi faccia capire che è? Le farò un esempio. Prossimamente i ferrovieri effettueranno uno sciopero a bracco da punta. E vabbè, ma a bracco da punta che fa? Mentre sta per correre tutto un tratto che blocca e resta fermo 6 ore. E c'è neppure. Dottore, mi cavi una curiosità, Sciopera a gatto, sciopera a cane, sciopera a volpe. Ma ce la fa lei a destreggiarsi da solo? Da solo no, infatti ho chiesto l'aiuto di Angelo Lombardi di la Ah, va bene, ma siamo oltre. Senta, lei oltre che al lavoro, ha detto anche alla previdenza sociale, vero? Ho sentito dire che state elaborando nuovi provvedimenti a favore dei pensionati, è vero? Vero e giustissimo. Noi desideriamo che il pensionato si inserisca pienamente nella vita sociale. Abbiamo perciò attuato a loro favore delle facilitazioni persino in campo turistico. Ah, bene. E come succede questo fatto? Abbiamo stipulato una convenzione con le agenzie di viaggio ed ecco le prime facilitazioni ottenute per i pensionati. Safari di 30 giorni in Tanganyika con diritto di abbattimento di 2 elefanti o a scelta di 3 bufali selvaggi. Prezzo normale del safari, 1.600.000, prezzo per i pensionati, sconto del 12%, lire 1.408.000. Mi sembra buono. E c'è altro, dottore? Sì, giro del mondo in jumbo jet, con permanenza di 1 settimana a Parigi, Damasco e Hurghada, con diritto in quest'ultima località a partecipare gratuitamente alla caccia subacquea in apnea ai feroci squali del Mar Rosso. Prezzo normale del giro dal mondo, lire 2.800.000. Prezzo per pensionati, sconto del 12%, lire 2.464.000. Bravo, finalmente qualcuno che pensa ai poveri vecchi. Io già me lo vedo, mio nonno, nelle acque di Hurghada, in apnea. Naturalmente, signora, però, queste agevolazioni graveranno sul bilancio per una spesa annuale di lire 20 miliardi e dovremo quindi reperire da altre fonti. Beh, chiaro, E da dove li riperite, questi 20 miliardi? Ecco, i fondi necessari saranno reperiti abolendo le riduzioni ferroviarie sulla rete nazionale. Riduzioni finora vigente a favore dei pensionati. L'ausecco, signora, buonasera e complimenti per suo nonno.